Voglio che ti vesti. C'è una cosa che devi fare per me. Prendi il dischetto. E poi... Aiutami! Ivan mi ha detto che volevi incontrarmi. Allora, di che si tratta? Quanto tempo puoi darmi? 2 giorni. L'altra metà dei soldi, quando il lavoro sarà finito. Sì? Signor Siever? Salve, signor Burns. Tra 2 giorni i suoi ordini di acquisto diventeranno automaticamente effettivi. Se le quotazioni di borsa qui a New York non saranno scese agli indici programmati, dovrà pagare una cifra enorme. Sì, lo so, questo lo so, ma... Non si preoccupi, andrà tutto secondo i piani. Attendo una sua conferma. Va bene. Sai cosa devi fare, vero? No. Viva. Viva. Tutti all'epoca. Ed è per questo che viene chiamata Svetla Petka Nesedai. Nonostante il cuccio sia più piccolo, le proporzioni sono perfette. E l'interno appare quasi monumentale. I muri un tempo erano interamente solo pochi resti. I primi affreschi sono stati. Come tutte le chiese cristiane bulgare, anche quel segno di sottomissione alla religione musulmana e all'invasorismo. Adesso andiamo al primo piano.
sforzarti. I tuoi occhi parlano per te. Signora, mi scusi, è vietato. Ah, glielo prendo io. Chi ti ha mandato? Dimmi per chi lavori! Puoi parlare? Sei sola sul treno? Fai buon viaggio, piccola, eh?